Ad Agrigento, firmato in municipio un protocollo d'intesa tra comune e consorzio turistico. Obiettivo: la valorizzazione turistica di Punta Bianca. Gli interventi al videogiornale Dario Piparo. I nati e cresciuti ad Agrigento assistono alla nenia sul turismo da generazioni. Grandi risorse e zero frutti. Paesaggi, spiagge, pareti rocciose, templi greci, musei archeologici, case natali e chi più ne ha più ne metta. Questa mattina il Comune e il Consorzio Turistico Valle dei Templi hanno firmato un protocollo d'intesa per la promozione e fruizione turistica dell'area costiera di Punta Bianca. Il protocollo si snoda in alcuni punti essenziali, che vanno dall'adeguamento della segnaletica al riassestamento delle strade che conducono al sito, la reintroduzione dell'infopoint nell'area Sant'Anna, un programma di estensione internazionale e corsi di aggiornamento per la Polizia Municipale, allo scopo di indirizzare i turisti in maniera più idonea e preparata. Il protocollo è stato firmato da Marco Zambuto, alla presenza di Paolo Pullara del Consorzio Valle dei Templi, Claudio Castiglione, Fabrizio Lagaipa e Alfredo Mazzola. Quest'ultimo ideatore dell'iniziativa rivolta a Punta Bianca. Ascoltiamo proprio Marco Zambuto e Paolo Pullara. Rappresenta un punto d'inizio nel mettere insieme il pubblico e il privato. In un tempo in cui ognuno di noi deve mettersi in discussione, nella consapevolezza che si tratta di territori che vanno in competizione con altri territori di tutto il mondo nel mercato turistico. E allora un territorio come il nostro, che ha delle eccellenze di tipo naturalistico e di tipo storico, la capacità di mettere insieme il sito della Valle dei Templi con il sito naturalistico di Punta Bianca rappresenta un'offerta turistica assolutamente esclusiva, assolutamente eccezionale, di un territorio che, mettendo insieme il pubblico e il privato, vuole valorizzare quanto di bello ha nel suo seno. L'altro punto che abbiamo individuato per migliorare la promozione turistica di Agrigento è quello di andare ad invitare delle personalità del mondo internazionale, tipo gli ambasciatori, i consoli degli stati esteri in Italia, a venire ad Agrigento, a visitare Agrigento. Noi ci facciamo carico dell'ospitalità, di individuare, di fare l'invito, naturalmente per conto del comune di Agrigento. Deve essere il comune di Agrigento che invita e poi aderisce agli obblighi protocollari nel momento in cui viene invitata una personalità importante. Questo momento di dialogo con l'estero può innescare dei meccanismi favorevoli nel far venire altri turisti ad Agrigento. Un programma che mira più che altro a raggiungere una sufficienza del servizio. Segnaletiche, infopoint e strade idonee sono il minimo richiesto a una città che intende fare del terziario uno dei principali settori di sviluppo. A poco servono le segnaletiche se non ci sono reti di trasporto urbano idonee, ad esempio. Ma su questo e tantissime altre causali si potrebbe disquisire per giorni, e proprio per questo le scialuppe rappresentate dal privato e da questo protocollo non possono rappresentare un traguardo, ma un punto di partenza. Un elemento.